Poi, come abbiamo citato prima, molti dei problemi nascono da questo trend attuale a voler forzare tutto. Tanto peso Sì. messo tutto insieme, che non va mai perso. Preparazioni tenute tutto l'anno, blast and cruise con i farmaci, e quindi non scendi mai sotto certe dosi. Ovviamente ciò ti porta una pressione sempre elevata, anche se cerchi di gestirla con ulteriori farmaci, una mole di cibo sempre pesante, allenamento sempre pesante, vai a fare sempre certi carichi e hai un'usura tissutale, fisiologica di tutto il corpo Assolutamente. estrema. È inevitabile, cioè questo purtroppo non si tratta di voler fare il cielo del malaugurio, si tratta di osservare, ecco appunto quando parlavamo di studi osservazionali, qui si tratta di osservare un fenomeno, non come il trend che c'è stato. Io sono nato, diciamo, dal punto di vista sportivo, quando c'erano le riviste bimestrali di carta. Ok, era quello l'unico organo di diffusione delle informazioni, degli annunci delle gare, eccetera, cioè delle tecniche di allenamento. Oggi la gente H24, 7 su 7, dopo 30 anni, informati di tutto, su tutto, ma disinformati, perché poi quando io metto a disposizione una cosa che mi ha colpito molto, perché me l'hai stimolato tu, devo dirti la verità, in quanto io non, per la mia pratica clinica, non sono più entrato nel mondo dell'integrazione alimentare in maniera reale. Quando mi hai chiesto di affrontare magari il discorso sull'integrazione di alcuni prodotti, ho voluto fare questo paragone. Ho cercato lavori che fatti e pubblicati sulla letteratura medica internazionale, e poi quello che, googlando lo stesso termine, posso trovare e uscire fuori sotto siti tipo Star Bene o Vivo in Forma o Personal Trainer, insomma, e ti rendi conto che, cioè, può aiutare, può causare, potrebbe essere, lì vengono sdoganati come fa, è e garantisce. O studi scientifici che dicono la sostanza X è stata testata per questa proprietà, fallita completamente, oppure studio osservazionale ha visto che c'era un miglioramento, una riduzione della mortalità dell'1%, che è niente dal punto di vista statistico medico, ok? Traslato sul sito X viene utilizzata per la sua indubbia attività. Capisci? Quindi quando sento poi gente che va su internet e dice: è perché c'è uno studio che dice che. E quindi? Cioè, oggi la medicina, le linee guida vengono fatte sulla scorta di meta-analisi, cioè studi che prendono trial clinici durati tempi variabili su centinaia di migliaia di pazienti, in genere multicentrici, quindi su più posti del mondo, a confronto da loro che non infrequentemente dicono anche cose discordanti tra loro, e vengono rivalutate le metodiche con cui è fatto lo studio, le premesse, la presenza di bias, cioè di errori di base concettuale. E qui c'è gente che, con rispetto parlando, ha il diploma di istruttore IUSM, che si mette a leggere i lavori scientifici e dice: guarda, questo è, e li interpreta. E purtroppo all'altra parte c'è una platea di ragazzi 18-20 anni che lo prendono come oro colato. E questo è altrettanto pericoloso, perché se è pericolosa l'iperalimentazione, è pericolosa anche l'ipersupplementazione. Quindi oggi la scienza ci mette a disposizione tante molecole, anche nella nutraceutica, molto importanti, che possono giovare anche alla salute. Ma si spinge tanto su sto tasto. Io non voglio fare certo il cacciatore di spiriti e fantasmi, perché poi il mondo, l'economia va dietro anche a questo. Però quello che dico oggi, troppa informazione fa rima spesso con disinformazione, per cui bisogna stare attenti a filtrare tanto le notizie che arrivano. Quindi E oggi una di c'è queste era quella. tantissimo, ma il 99% è rumore. Rumore Sì. Però economico al massimo, ma non è informazione. se ripenso a me, ventenne, non invidio per niente i ventenni di oggi, perché ho un figlio ventenne, una figlia quasi ventenne, perché è difficile filtrare quando c'hai quell'esperienza, cioè quegli anni lì. È molto più facile essere ammaliati dalle immagini, da un bel corpo, una bella fisicità, tutto l'anno spesso, e essere fuorviati circa cosa c'è dietro, no? E quindi questo mi porta a dire, da amante di una disciplina che io reputo meravigliosa, se ben interpretata, che
Il trend non è bello, quello che sto vedendo non è bello, e di casi purtroppo non belli io ne vedo tanti e mi viene un po' paura a pensare cosa potrebbe succedere da qui a un quinquennio su quei ragazzi che oggi si stanno cimentando in quelle metodiche che li portano a essere così estremi, così giovani. E lo dico senza, ripeto, senza nessun paternalismo, Come ma da, un'osservazione, è sì, da un'osservazione. amante della materia, da amante della materia. Che però vorrebbe non solo limitarsi a osservare, ma magari a cercare di flettere un po' quella curva, no? Cercare di dargli un trend migliore. Cioè, stiamo vedendo una retta che va sparata verso da qui all'infinito. Ecco, cerchiamo di dargli un po' una piega in vari modi. Ecco, fare un blog come questo può essere altrettanto di aiuto, no? E quindi magari speriamo che fino adesso il concetto di ipertrofia sia un po' rimasto un po' più chiaro, quindi non è solo ipertrofia come massa ventricolare aumentata, ma come funzionalità di un cuore che si cimenta in un qualcosa a cui il soggetto sedentario non è abituato e che non necessariamente è negativa. Ok? Ok, prima di concludere completamente questo argomento, Sì. vuoi sottolineare qualcosa sul tema effetto degli anabolizzanti e de dei farmaci su rischio cardiaco specifico, ipertrofia cardiaca specifica, o è qualcosa di troppo generico? Cioè puoi fare tipo una No. categorizzazione, sconsigliare delle cose precise, consigliare, tra virgolette, delle cose. No, chiaramente non si può sconsigliare, sarebbe lapalissiano perché un medico non può non sconsigliare l'utilizzo di farmaci non utili, no? Come direi a una persona, non prendere lo psicofarmaco se il tuo unico disturbo è un po' la difficoltà a dormire. Detto ciò, chiaramente quello che c'è di certo, l'effetto degli androgeni sul profilo lipidico, quindi su un cattivo rapporto tra le varie componenti del colesterolo, un possibile aumento della pressione e quindi il rischio cardiovascolare. Questo è dimostrato. È chiaro che su questo agisce in primis la genetica, quindi la familiarità, per cui non finirò mai di sottolineare abbastanza l'importanza di una valutazione cardiologica fatta bene all'anno zero, a prescindere. Questo nostro ambiente è l'unico in cui non ci si debba sottoporre a controlli cardiologici obbligatori annuali. Ricordiamocelo, con l'arrivo di tutte queste centri low cost, soprattutto quelli di matrice, mi dicono quelli di matrice tedesca, dove lì diciamo, la richiesta certificata non è obbligatoria, sento sempre più spesso gente che dice: no, ma io vado, frequento il centro X o Y e non mi chiedono il certificato, mi fanno entrare con lo scarico di responsabilità, a parte il fatto che in Italia non è legge, non è legale, ma comunque si perde un'ulteriore occasione per poter fare uno screening cardiologico al tempo zero e comunque su soggetti apparentemente sani. Quindi l'importanza di farne di questi controlli, consapevoli che se poi si va incontro o si supera quella linea per cui si fa la scelta di assumere farmaci per la prestazione sportiva, questi possono influire in maniera imprevedibile, lo sottolineo, nel senso che ogni soggetto, per quello che ho visto in tutti questi anni, non reagisce alla stessa maniera rispetto all'altro. Sicuramente c'è una relazione con la dose, col periodo di assunzione, col tipo di molecola, c'è, ma non è classificabile perché chiaramente non esistono studi in tal senso, ma comunque è di certo che gli androgeni hanno un effetto negativo sulla pressione, sull'assetto lipidico, sul metabolismo epatico e renale, e quindi il tutto può concorrere ad aumentare il rischio di eventi. Più di questo, chiaramente dico, non dovrebbe servire. Quello che lo rende un po' più areiforme, secondo me, è questa discrepanza tra quella che è la comunicazione medico ufficiale, che tronca in maniera tout court un fenomeno che ha caratteristiche sociali. Oggi, secondo me, quello che non si è compreso è che il doping, inteso in senso lato, ma intendo il doping, per me è dopata nel cervello anche la donna che si fa le labbra a canotto o si fa la sesta di La breast ricerca implant. del L'estremo, sovraumano, sì. esatto. Cioè, è un doping, che ha una genesi diversa, un tipo di manifestazione diversa, ma è un doping anche quello. Quindi, un fenomeno sociale che viene richiuso e ghettizzato a non si fa appunto, senza preoccuparsene, invece senza affrontarlo nella maniera corretta, perché secondo me questo avvicinerebbe molto le due rive del fiume,
i praticanti e la classe medica in una collaborazione produttiva e quindi nella riduzione del numero di casi. È un po' Perché se quello. chiedi, vogliamo dire noi, e io ripeto, conto meno di zero, io posso sprecarmi in tutte le parole che voglio, posso cercare di aiutare tutti i pazienti che voglio, ma è sempre un numero piccolo rispetto al numero enorme di praticanti. Basti guardare oggi con queste gare che ci stanno in giro, c'è gente oramai da qualsiasi angolo del pianeta. Ci sono centinaia di migliaia di gare sotto egide e federazioni diverse, vuol dire che il numero di praticanti alla base, se quello è l'apice dell'iceberg, è enorme. E chiaramente si sa per un discorso statistico che poi gli utilizzatori fanno, ma ci sono forse più quelli che non gareggiano rispetto a quelli che gareggiano, o comunque numericamente la base è ancora più ampia. Quindi questo è un fenomeno sociale che andrebbe affrontato in maniera completamente differente. È un po' il discorso che facevamo prima per il fatto che se una persona che comunque ha fatto le sue scelte va dal medico e dice ok, ho questi problemi, il medico dice no, togli tutto, non ti allenare, non prendere più nulla, eccetera, la persona non lo segue, o si cerca un medico che ha una comunicazione diversa o si cerca un non medico che è ancora peggio e si affida a persone che non hanno neanche competenze. Quindi da questo punto di vista deve cambiare la comunicazione, anche da questo. Da questo lato ti chiedevo, perché tu hai detto giustamente, se una persona ha dei problemi, io gli devo dire per forza stacca tutto, cioè quello è medicamente la cosa giusta da fare. Ma considerando che la persona dice no, io ho la gara o comunque io non posso fare a meno questo e quest'altro, ci sono delle indicazioni per le quali tu diresti, ok, io ti dovrei dire di togliere tutto, ma almeno non farti così male con questa cosa, evitala assolutamente. Beh, allora, ripeto, non avendo una cultura sulla singola molecola, perché cioè, posso soltanto ripetere quello che si sente in giro, che alcune molecole sono più a metabolismo renale, quindi possono essere più pericolose per rene, ma sai bene, per sentito dire, per quello che circola, come informazione, che qui non parliamo mai di terapia, qui parliamo sempre di politerapia. Essendo delle politerapie, le interazioni farmacologiche e quindi anche le reazioni che avvengono all'interno dell'organismo tra molecole che poi vanno a insistere sullo stesso tipo di recettori sono tutt'altro che chiare. Quindi è chiaro che il consiglio che io col quale concludo spesso la visita quando non ci siano controindicazioni assolute è tenetevi sotto controllo, datevi dei cutoff, cioè nel momento in cui dico guarda che questo ventricolo ipertrofico se è arrivato sotto al tetto. E sotto al tetto non significa soltanto dal punto di vista cardiovascolare, che tutto quello che hai fatto fino ad oggi, che tu sai di aver fatto, ti ha prodotto questo risultato. Non andare oltre, perché poi quell'oltre può portare a, e ripeto, non lo dico con spirito di predica fine a se stessa, è perché ho visto chi è andato oltre. Capisci? Perché, ripeto, vedere gente che ha cuori fermi e prossimamente farò un seminario in cui porto un po' di immagini perché sono convinto che le immagini restino molto più impresse delle parole, cioè vedere cuori che effettivamente sembrano fermi e dire ma cavolo, quello è un ragazzo che ha 27 anni, 28 anni, 30 anni e poi far vedere il video di un cuore di un soggetto sano e colpisce tanto, Domenico, colpisce molto di più. Colpisce molto di più delle parole. Adesso se mi dai 4 secondi perché Sì. non mi piace rimanere con le parole e basta, vi faccio vedere così un assaggio di quanto dico. Non so se vediamo se si riesce a vedere. Sì. Aspetta, faccio ripartire. Questo è il ventricolo sinistro, quella sotto che si vede muovere è la valvola mitralica. Comunque si vede la vitalità, il tipo di movimento che ha questo ventricolo, no? Più o meno. Sì. Aspetta. Ok, adesso vi faccio vedere qual è un soggetto normale. Uno sportivo normale. No, questo è sempre patologico. Copriamo chiaramente per privacy il nome.
vediamo se riesco. Brutta immagine questa. No. Questo volevo. Vabbè, intanto che cerco, chiariamo. Comunque, il consiglio che io mi trovo spesso a dare appunto è questo, cioè non potendo andare a insistere sulle singole specificità, uno perché non ne ho la cultura e competenza, perché non ho potuto mai approvvigionarmi e né nessuno ci ha mai insegnato per cercare di aiutare la gente che assume farmaci non necessari a utilizzarne alcuni piuttosto che altri, ovviamente. Ma quello di dire, guarda, il risultato ad oggi è questo. Devi cercare di evitare di andare oltre, assolutamente. Quindi la riflessione è quello di. Il mio intento è stato sempre quello di far uscire la persona dalla stanza con delle nozioni culturalmente più precise di quelle con le quali era entrato e sulle quali riflettere e poter fare i debiti ragionamenti. E soprattutto stigmatizzare. Adesso non ce l'ho, vabbè, poi magari lo facciamo vedere un'altra volta. Stigmatizzare un concetto che io cerco di sdrammatizzare anche, dicendo: se io porto al calcio questo paragone, se io compro gli scarpini Totti, non è che domani divento Totti. No? Se io abuso di tutti i farmaci del mondo, ma non ho una genetica assolutamente propensa, non diventerò mai Mister Olimpia. Quindi questo dovrebbe portare oggi ancora di più le persone a riflettere sul fatto che non è nella ricerca del farmaco la chiave di volta, dovrebbe essere la passione per una disciplina affascinante verso la quale non siamo mai arrivati a conoscenza completa, perché il nostro organismo evolve anche col tempo. Quindi il modo in cui reagisco io oggi a 50 anni non è come reagivo a 30 anni a certi tipi di stimoli allenanti. All'alimentazione, altro argomento meraviglioso, e poi al valutare i miei risultati. Poi eventualmente se c'è un vivaio di gente, diciamo così, benedetta dalla genetica, che vuole fare passo in più, già il risultato è che abbiamo ridotto quel numero di soggetti a rischio in maniera importante. Non, cioè, non sdoganare alla base il concetto che prendo i bambini pulcini di una squadra di calcio, gli do a tutti gli scarpini e dico a tutti: guardate che diventerete come lui. No? Non so se mi sono spiegato. Assolutamente, il Quindi problema di oggi è proprio che invece è si proprio questo. parte di default, cioè ok, prendete tutti questi farmaci, allenatevi tutti così, fate tutte queste preparazioni e poi i più bravi fanno qualcosa, però partite con il farlo tutti, invece di capire che tu fai certe cose magari per 10-15 anni, poi dici, ah, però ho una genetica mostruosa, se faccio il passo posso ambire a qualcosa di particolare. E lo fa. Invece adesso si parte al contrario per una spinta sociale, perché se sui social sono tutti così e non più solo sui social, perché se adesso entri in una palestra e prima magari 20 anni fa il 5% utilizzava farmaci perché era una nicchia chiusa, erano quelli più dotati, eccetera. Adesso il 30, il 40% usa farmaci e questa percentuale cresce sempre di più. Tu che non le usi ti senti anche in difetto, subentrano tutta una serie di confronti psicologici e quindi c'è una pressione sociale a farlo anche tu. Sì, è come quando andava di moda mettere in evidenza nella moda i fisici anoressici delle modelle, appunto, e si spingeva le ragazze a imitarle, no? E quindi c'era il problema di questo confronto sociale. L'hai detto benissimo tu, l'hai detto benissimo tu. Anche se devo dirti la verità, da osservatore che era abituato negli anni 90 a pensare alle nostre palestre come delle piccole caserme in cui si vedevano pochissime ragazze che si allenavano, pochissimi ragazzi giovani. Io mi ricordo uno dei pochissimi 17-18enni all'epoca che andava in palestra, in genere quasi tutti adulti più navigati e più strutturati. Oggi c'è il ritorno, almeno non mi sento di fare una categoria unica. Ci sono centri in cui vedi tanti giovani che invece si allenano con passione e che evidentemente non assumono nessun farmaco perché hanno scoperto nella gestualità del movimento e quindi nel tipo di esercizio il loro beneficio e il loro scopo. Non,
e non necessariamente nell'aspetto fisico il fine ultimo. Quindi questo un po' mi ha rallegrato ultimamente, un po' mi ha rallegrato, ma Sì, è vero. sicuramente Il lato quello che positivo di tutto dicevi. questo trend è che ha dato dentro nel calderone della pura passione per l'allenamento, per la disciplina, tante persone che magari non si sarebbero avvicinate altrimenti. Vero, vero, infatti questo è un dato assolutamente positivo, quindi non leggiamo tutto in maniera univoca. Quello che resta come concetto, secondo me vale per tutti, è che questo sport, questa pratica sportiva non differisce dalle altre, per cui da medico dico non abbiate paura di fare il controllo annuale, di fare l'elettrocardiogramma, di misurare la pressione, di confrontarvi con la realtà della vostra salute, perché è la condizio sine qua non per durare nel tempo, perché poi la cosa che ci piace di più, e che vi sottolineo da oggi, da cinquantenne, è che se chiudo gli occhi e ripenso, è sempre ieri che ho cominciato ad allenarmi, nel 1991, che gli anni passano, non si resta sempre 25 anni, e che se non li gestiamo bene quei 20-30 anni, poi si rischia di dover interrompere tutto, interrompere una passione. Io penso che avrei perso veramente il primum movens della mia anche vita professionale, perché poi alla fine della passione per l'attività con sovraccarico ho fatto anche la mia passione lavorativa. Anche il mio dottorato di ricerca ha ruotato intorno appunto all'attività con sovraccarichi nei pazienti diabetici, nei pazienti con l'osteoporosi, quindi il minimo comune multiplo è sempre lo stesso. E se avessi dovuto rinunciarvi per una mia cattiva gestione, mi sarebbe veramente costato tanto. E quindi ringrazio il fatto di aver avuto sempre la testa sulle spalle, ma anche di aver incontrato i maestri giusti, perché all'epoca si parlava di maestri, del più anziano della palestra che aveva più esperienza e ti consigliava. E ricordo bene, senza farne nome, ma loro sanno a chi mi riferisco, che il minimo comune multiplo era tenerci assolutamente lontani da qualsiasi tipo di concetto di tentazione. Ricordo che la prima volta che sentii parlare di aminoacidi ramificati e avevo 24 anni suonati da un allenatore della palestra, sembrava si stesse parlando di qualcosa di proprio fuori norma, no? Sì. Quindi ci andavamo, corremmo tutti a documentarci sul meccanismo d'azione degli aminoacidi ramificati. Anche lì, per fare un parallelo con quello che ti dicevo prima sul mondo dell'integrazione, mi ricordo perché avevamo letto su una rivista il fatto che gli aminoacidi ramificati aiutavano alla costruzione muscolare. Diciamo tutti, gli aminoacidi ramificati servono a costruire i muscoli. Poi arrivò un mio collega più anziano di me, che fa anche oggi il radiologo, e mi disse: guarda che è una stupidaggine, dice, gli aminoacidi ramificati vengono utilizzati nei muscoli come fonte di neoglucogenesi, no? Vengono quindi utilizzati come se fossero dei carboidrati che non influenzano però la glicemia. Io rimasi così bloccato, dicevo: no, ma che cavolo dici? Io ho letto sulla rivista ho letto sulla rivista che dice che gli aminoacidi ramificati aiutano a costruire i muscoli, e quindi quello già in piccolo, in scala 1 a 1000, era la dimostrazione del fatto di come una comunicazione di un certo tipo potesse ingenerare in un giovane, un ragazzo dell'epoca, confusione rispetto a quello che poi era noto essere patrimonio culturale della classe medica, no? Perfetto. Quindi questo è il discorso. Perfetto. Andiamo ad aprire un po' il discorso proprio delle analisi, dei controlli e quindi di quei marker sul profilo lipidico molto importanti. Si parla sempre di colesterolo totale, poi HDL, LDL. Vediamo un po' quali sono i falsi miti su questi concetti e poi il colesterolo HDL, LDL è così importante o magari è da andare ad analizzare ApoB, ApoA e quindi nello specifico le lipoproteine? Ma lo sai, Domenico, una cosa che ti volevo dire, infatti quando ho letto un po' il canovaccio della conversazione che mi hai mandato, oggi secondo me un'altra cosa molto rischiosa è che personale non dedicato si è appropriato di concetti di cui ha scarsissima conoscenza, vedi l'utilizzo di marker che poi è difficile interpretare. Faccio un parallelo, è come ed è uscito dalla pratica comune l'utilizzo dei marker tumorali per capire se il soggetto può avere una patologia neoplastica da qualche parte dell'organismo. Beh, i marker tumorali non vengono utilizzati, tolto il PSA su cui c'è una grande esperienza oramai, il resto dei marker tumorali servono come follow-up in pazienti in cui già sia stata fatta diagnosi di un certo tipo di neoplasia. Non può, se io faccio i marker tumorali a tappeto in un gruppo di 1000 persone,
diventerò matto perché probabilmente il 50% di questi mi chiamano terrorizzati perché qualche marker è venuto positivo e gettati nel panico perché pensano di aver cancro all'intestino o al pancreas o da qualche altra parte. Perché? Perché quando somministro un test, devo sapere cosa mi aspetto da quel test e come lo devo, posso interpretarlo. Somministrare a pioggia marker di tutti i tipi e metterli in mano, tanto più a personale non dedicato, vedi i preparatori che leggono l'analisi del sangue, se fosse capito, è quanto di più folle si possa fare. Perché? Perché io devo pensare che in teoria ho davanti un soggetto giovane, in teoria sano, sì che fa un'alimentazione strenua, sì che purtroppo può aver scelto di assumere farmaci, ma i parametri fondamentali sono sempre quelli. Quali? Se voglio monitorare il rischio di aterogenesi, cioè della malattia aterosclerotica, quindi che faccia delle placche o dei coaguli, cosa monitoro? L'assetto lipidico. I tre, colesterolo totale in primis, già basterebbe un colesterolo totale. Se io ho il colesterolo totale molto basso, e molto basso intendo gente che ha 100 di colesterolo totale, 120 di colesterolo totale, sì, posso andare a chiedere le frazioni, l'LDL e l'HDL, ma essendo frazioni del totale, quanto vogliamo che avrà questo soggetto? 50 di LDL e 10 o 5 di HDL? E allora mi devo impazzire a far alzare l'HDL? No. Perché il colesterolo totale comunque è bassissimo e sfido a vedere una malattia aterosclerotica in un soggetto che ha un colesterolo bassissimo. Mi devo preoccupare piuttosto di vedere quali sono i marker di infiammazione, quindi insieme al colesterolo totale, eventualmente HDL, LDL, trigliceridi, quant'è la VES, quant'è la proteina C-reattiva, che sono marker aspecifici con bassa sensibilità, che però mi indicano che in quell'organismo qualcosa non sta andando come dovrebbe. E ricordiamoci che il presupposto per la malattia aterosclerotica è sempre la concomitante presenza di marker di flow così alti, non scendiamo poi nei super dettagli delle interleuchine, eccetera, eccetera, rimaniamo sui marker specifici, VES e PCR, e un colesterolo fuori norma. Quindi magari un colesterolo elevato, 200 di colesterolo totale, e un LDL alto, 130, 150, o addirittura super alto, c'è gente che addirittura ha colesterolo totale a 200 e magari a 180 di LDL, quelli sono quadri da trattare. E lì basta, è inutile che vado a vedere quant'è l'APO A, l'APO B, che tanto sono delle sottocomponenti dell'HDL e dell'LDL, me ne frego. Dov'è che posso entrare nello specifico? Doso la lipoproteina A nel soggetto che ha avuto l'ischemia giovane, oppure doso la lipoproteina A che è determinata geneticamente nel ragazzo che si allena, il cui padre ha fatto l'infarto a 45 anni. Allora lì voglio vedere qual è il suo indice di rischio in maniera un po' più specifica. Questo è il nocciolo, no? Poi è chiaro che voglio vedere la sua coagulazione, coagula bene o non coagula bene, il PT, PTTNR, i livelli di fibrinogeno, ok? Ma anche quello fibrinogeno un po' mi capita spesso di ragazzi che fanno dosano fibrinogeno, ho avuto fibrinogeno altissimo, ma magari sono allenati il giorno prima. E il fibrinogeno comunque viene influenzato anche dallo stress all'esercizio fisico, quindi anche lì saperlo dosare, come dosare la creatinina a distanza dall'allenamento, perché la rabdomiolisi, cioè la lisi, la rottura delle fibre muscolari legata all'esercizio fisico, aumenta il rilascio in circolo delle componenti della fibra muscolare, troponina, actina, miosina, eccetera, eccetera, tutte proteine pesanti per il rene e che possono alterare quindi la clearance degli stessi, quindi l'espulsione degli stessi, e quindi aumentare la creatinina. Quindi fondamentalmente i concetti base, quindi l'assetto lipidico, i marker di infiammazione, eventualmente il fibrinogeno, e poi il famoso emocromo, no? Quindi l'assetto tra componente corpuscolata del sangue e componente lipida, quindi il numero di globuli rossi, il numero di piastrine e il numero di globuli bianchi. Perché tra le varie cose sappiamo l'atleta naturale, fisiologicamente un atleta emodiluito, a meno chiaramente di fare il prelievo su un maratoneta dopo la maratona del Sahara, dopo 24 ore e mezza al deserto dove ha perso 5 kg di liquidi. Quindi trovare un'emoconcentrazione, l'atleta in piccolo
pieno benessere, un atleta emodiluito. Difficilissimamente troverò valori di globuli rossi, di emoglobina molto alti in atleti natural che fanno sport i più disparati. Chiaramente, gli steroidi anabolizzanti che erano nati con lo scopo di curare le anemie e la cachessia dall'HIV, quindi la perdita di massa muscolare nell'HIV, il recupero dopo grossi interventi chirurgici usati a dosi 20-30 volte la posologia, chiaramente accentuano queste caratteristiche e anche qui in maniera non direttamente proporzionale, uguale per tutti i soggetti, possono produrre un aumento dei globuli rossi in particolare, ma un aumento di tutte le popolazioni delle cellulate del sangue e quindi aumentarne la viscosità, aumentarne la resistenza e quindi aumentare il lavoro cardiaco, no? Anche per un discorso di appunto aumento della viscosità. Da lì il famoso concetto che stressavo, la frequenza cardiaca può essere alcune volte anche la spia di un ematocrito, quindi di una concentrazione, un rapporto tra la parte corpuscolata e la parte liquida del sangue sbilanciato sulla parte corpuscolata perché il sangue è troppo denso e quindi il cuore fa più fatica e deve lavorare di più per spingere la stessa quantità di sangue. Questo direi debbono essere i marker da monitorare. Poi chiaramente la funzionalità epatica, GOT, GPT, la gamma GT, per carità, tutti assolutamente importanti, sempre considerando il rapporto con l'esercizio fisico, in quanto anche questi sono enzimi presenti anche a livello muscolare e quindi possono essere, diciamo, sfalsati o falsati dall'esercizio nelle immediate vicinanze del prelievo. Diciamo che non indulgerei oltre, ripeto, ricerche troppo approfondite celano sempre dietro il rischio di dati difficilmente interpretabili. I dati più fini vanno riservati a coloro che o hanno una familiarità per certi tipi di patologie o che hanno mostrato certi tipi di problematiche. Il grosso della popolazione va benissimo così, perché non è che se chiedo la lipoproteina A a tutti ho protetto il mio gruppo di soggetti osservati dal rischio di infarto, se poi magari prendono gli steroidi anabolizzanti, fumano 20 sigarette al giorno, fanno gli aperitivi, mangiano un chilo di riso al giorno, eccetera, eccetera, eccetera. Non ho protetto nessuno. C'ho un dato inutile, voglio dire, quindi l'utilità non la ritrovo. Per chi ha interesse a incrociare il dato clinico, quindi la parte cardiovascolare, col dato metabolico, questi sono i parametri importanti. Chiaramente la glicemia, ovviamente. Perché soprattutto negli ultimi anni, con questa tendenza a fare fasi di notevole increzione del peso corporeo e quindi assunzione di grandi quantità di carboidrati, anche la glicemia va tenuta sotto controllo, perché poi il rischio qual è? Tanto quanto era trend di anni fa con le diete chetogeniche, l'assenza prolungata di carboidrati nel nostro organismo, che ricordiamoci sempre, va a zuccheri. Io sinceramente sono molto amareggiato dal continuare a sentire sul web e vedere gente con migliaia e migliaia di follower che demonizzano, che lanciano per aria, che dicono peste e corna delle farine, degli zuccheri, come se il male del secolo fossero le farine e invece possiamo mangiare tonnellate di proteine o grassi buoni. Cioè, no, non so, non c'è rimasto veramente. Cioè, penso non ci siano più parole per definire, ma non tanto chi lo propugna, tanto la stupidità di chi gli va dietro, perché la fisiologia dell'essere umano è scritta nei libri, non è un'opinione. L'organismo umano e il metabolismo funziona principalmente con gli zuccheri, le proteine hanno funzione plastica, i grassi hanno una funzione plastica ed energetica in parte, corso di situazioni, diciamo così, particolari. Punto. Poi che si possa disquisire e sindacare sulla quantità di calorie che un soggetto estremamente sedentario verso un soggetto estremamente attivo debba assumere è un altro paio di maniche. Che si possa tentare di aiutare un soggetto con un
insulinoresistenza, riducendogli i carboidrati per un periodo e un altro paio di maniche ancora. Ma da lì a dire che i carboidrati vadano demonizzati, no, alla stessa stregua, ma speculare oggi l'utilizzo di quantità di carboidrati fuori scala può produrre comunque insulinoresistenza. L'una, la prima era da disabitudine, questa da eccesso, perché per esaurimento del pancreas che non ce la fa più poi a metabolizzare tutti quei carboidrati, e quindi da lì anche l'utilizzo di altre classi di farmaci, sempre sotto l'ombrello dei famosi PEDS o Performance Enhancing Drugs, tra cui l'insulina, gli insulinomimetici, eccetera, eccetera, no? Perché chiaramente Insomma, c'è una necessità, sì, insomma, c'è proprio. nell'illusione che se io mi mangio 1,5 kg di carboidrati e mi inzeppo di insulina, il corpo va alla grande come se fosse diventato quello di un tirannosauro rex e non più di un essere umano, ma purtroppo non è così. Processi di glicazione delle pareti dei vasi, quindi di infiammazione, soprattutto a livello del microcircolo. Ricordiamo che più è piccolo il vaso, più il microcircolo è delicato, più facilmente va incontro a patologia, soprattutto aterosclerotica, quindi infiammatoria. E questo riguarda tre organi fondamentali, guarda caso, rene, cuore e cervello. Quindi i tre organi senza i quali la vita è impossibile, no? E purtroppo anche questo è un concetto che, ahimè, arriverà a cocci rotti, perché sembra che nessuno lo senta. E poi tra E l'altro arriverà. su tutto questo discorso mi viene una riflessione, ovvero che tantissime nozioni, informazioni e malinformazioni che vediamo ogni giorno sono praticamente l'applicazione e le metodiche, i comportamenti di persone estremamente eccezionali, intese come fuori norma, culturisti da 100 e passachili, spesso che utilizzano farmaci, atleti di livello altissimo, con prestazioni altissime, eccetera, che vengono trasposte sulla persona media, perché ovviamente c'è una differenza tra una persona di 100 kg di muscoli che mangia 6.000 calorie al giorno, che usa farmaci, e l'uomo medio di 75-80 kg in forma, che si allena ma mangia 2.000-3.000 calorie e ha tutte altre necessità anche fisiologiche. Tante delle cose magari che si fanno, delle pratiche, come integrazione, scelta di alimenti, ancillari nelle preparazioni, tutto è figlia di necessità che insorgono perché tu pesi così tanto, perché mangi così tanto, perché sei così forte, non perché funziona o fa bene o fa meno male di per sé. Assolutamente, assolutamente sì. È proprio una distorzione di il vedere e il condividere pratiche fatte da, chiamiamo così, da un'elite di soggetti che non andrebbe condivisa assolutamente con la persona di tutti i giorni, non ha fatto altro che avvicinare, ripeto, all'acquisto di quei famosi scarpini. E alla illusione che una volta indossati gli scarpini i piedi vanno da soli, ok? Senza pensare che invece se ho il 43 e Totti portava il 41, i piedi poi mi fanno male, oltre al fatto che non gioco come lui, ok? Quindi sì, ritorniamo sempre a quella considerazione fatta sulla negatività, e oggi è una cosa spaventosa perché basta aprire YouTube. Vedo che va sempre più di moda. Per fortuna la maggior parte parla in inglese, tra l'altro con di diversi dialetti a seconda della zona d'origine, e quindi ai più è incomprensibile. Ma c'è questa tendenza da parte di culturisti, soprattutto anglosassoni, a condividere scelte personali assolutamente opinabili col mondo, quindi raccontando abitudini alimentari, farmacologiche, eccetera, eccetera. E quindi è inutile che poi dicono tutti la premessa. Questo è fatto soltanto per scopi di intrattenimento, non demulazione. Ma chi lo va a dire? Beh, è evidente che nel momento in cui divulghi e la tua immagine è quella, purtroppo, vuoi o non vuoi, magari hai anche buone intenzioni, diciamo così, però induce emulazione, cioè non ci sono santi, e questo non andrebbe fatto. Preferisco un atleta di alto livello che divulga la propria motivazione, quello che l'ha portato a livello motivazionale e di capacità di sostenere un certo tipo di approccio allenante negli anni,
piuttosto che quello che c'è dietro, che sono cose che non dovrebbe condividere, sono scelte opinabili che non dovrebbe condividere con il resto del mondo, che dovrebbero riguardare quel soggetto e basta. Cioè, non... Sì, perché poi visto che non è questo un fenomeno. settore si fa sempre fatica a avere la giusta prospettiva causa-effetto, perché magari la persona Certo. dice: ok, io sono 100 kg di muscoli con una certa immagine, mangio 1 chilo di carboidrati e uso la berberina, l'insulina, eccetera, eccetera. Il messaggio che passa non è lui ha necessità di utilizzare queste cose e mangiare così tanto perché è lui e negli anni è arrivato qui, ma è lo faccio anche io e divento come lui. Bravissimo. Il sillogismo spesso e purtroppo è questo, altrimenti, ripeto, però, perché non voglio fare soltanto pars destruens, come dicevano i latini, devo dire che ultimamente vedo tanti ragazzi dell'età dei miei figli, e li vedo perché frequento una palestra assolutamente in cui io posso... potrei essere il nonno, vedo tanti giovani che si allenano con entusiasmo ed evidentemente, a parte non sentire mai discorsi strani, che è una cosa che mi rallegra molto, non li sento proprio fare, cioè si vede che non hanno approcciato mai a quel tipo di mondo, quindi forse è l'inizio di un nuovo trend, anche perché mentre un tempo... quando c'era l'immagine del culturista col barattolo di proteine sotto il braccio e si pensava che prendendo le proteine si diventasse così, oggi probabilmente questa sovraesposizione in alcuni soggetti sta producendo anche un po' un allontanamento, perché poi credo che se addirittura venissero condivise per bene e in maniera, diciamo così, analitica, le pratiche nella loro reale svolgimento quotidiano, penso che ancora di più si disamorerebbero. Perché E quindi... nessuno parla degli effetti negativi, del magari di No, no, non so, parte. no, 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 io No, parlo sì, proprio di classi, pratiche quotidiane, iniezioni prassi. tante volte al giorno, dover fare Bravo, per controllare l'ematocrito e tutte queste cose bravo. qua. Esatto, bravissimo. Penso che quello allontanerebbe dal rischio del doping ancora più ragazzi, ancora più ragazzi. E quindi mi rallegro di vedere un trend di una classe di giovani che si entusiasmano ancora e vedo che fanno gruppetto a chi è più forte, a chi magari con la ragazzetta che li guarda, perché appunto ci sono sempre più ragazzette giovani che si allenano e guardano magari i ragazzi che si allenano anche loro, magari è un inizio di un cambio di direzione, nel quale comunque, ecco, come traslando a un altro ambiente, la Formula 1 esisterà sempre, ma poi ci saranno sempre le auto di serie, no? Quelle che prendiamo tutti i giorni. Forse è giusto che esistano tutti e due, in un mondo in cui tutto è estremo, tutto è voler arrivare sempre oltre, in qualsiasi campo. Una volta avevamo i telefoni che mandavano soltanto gli SMS, adesso abbiamo i telefoni senza il telefono, non sappiamo più fare un bonifico, non sappiamo se non... siamo in 5G, andiamo in crisi perché la connessione è lenta, e quindi in un mondo che va sempre più verso l'estremo, probabilmente è giusto che esista l'estremo anche in questo, però è bene che la base rimanga ben ancorata coi piedi per terra, perché alla fine no, si rischia, ripeto, si gioca sulla... a differenza di tanti altri sport, perché poi c'è sempre quello che dice, ma il doping esiste in tutti gli sport. Sì, esiste in tutti gli sport, per carità. Io posso parlare della mia esperienza personale senza nessun timore di essere smentito perché l'ho vissuto sulla mia pelle. Io ho a che fare con l'istituto antidoping del CONI quando ero medico della Nazionale Calcio a 5. Io raccoglievo l'anamnesi farmacologica di tutti i miei atleti della Nazionale proprio perché facevamo i test antidoping a sorpresa, alle gare, e quindi sapevo che i miei atleti, quando nel triennio che sono stato medico della Nazionale, non prendevano nulla quando c'era qualcuno che magari faceva stupidaggi, che si prendeva la finasteride perché perdeva i capelli, tanto per dire una molecola, mi guardavo bene, dovevo far certificati, informare i colleghi dell'istituto antidoping, perché era considerata dalla WADA un masking agent, quindi un agente mascherante, e bisognava stare ben attenti a non assumerla, appunto. E stesso dicasi l'epoca quando sono stata alla Roma Calcio, epoca nella quale scoppiò il caso Nandrolone, quindi quando si cominciarono a sentire
i casi di positività a questo steroide anabolizzante uscivano quelle versioni fantasiose del tipo mangiato la carne di cinghiale o ho mangiato la carne di tirannosauro, per cui era positivo al nandrolone. E in risposta, essendo quegli ambienti in cui la pena non è soltanto sportiva o civile, ma la pena era perdita di sponsorizzazioni per l'intera squadra, decine se non centinaia di milioni di euro, i giocatori, mi ricordo, non assumevano nulla senza la perfetta consapevolezza di cosa ci fosse, ma parlo traslo, se c'era da dare loro la creatina, il sustenium di turno, perché poi all'epoca le marche di integratori erano quelle che giravano nelle farmacie, bisognava aprire la bustina di sustenium davanti a loro, perché chiaramente il rischio, la pena per una positività era la perdita della sponsorizzazione da parte dell'intera società, quindi c'era veramente tanta attenzione. Quindi questa faciloneria nel dire sì, il doping esiste anche in altri sport, per carità, probabilmente esiste, perché non credo che i 100 metri negli anni 80 in 9-8 erano fatti da un dopato e oggi 9-8 sono fatti da gente natural, tanto per dire. Però sono illazioni, cioè, e secondo me il mondo non deve andare dietro alle illazioni, ma nel caso dovrebbe andare dietro alle prove concrete, e non è mio interesse fare questo tipo di attività. Mi occupo appunto con passione di cuore e di esercizio, quando l'esercizio possa essere non solo un eventuale spauracchio, ma invece un farmaco, non farmaco, per aiutare la salute della gente. E l'attività con sovraccarica aiuta la salute della gente, perché ricordiamoci, questo fammelo dire, Domenico, oggi il problema è che siamo diventati bravi a far campare tutti di più, ma li facciamo campare, sopravvivere, non campare, che è poi un termine romano non italiano. Quindi li facciamo sopravvivere per tanto tempo dando tante medicine alla gente. Se oggi soltanto la gente facesse attività con sovraccarichi diciamo dall'inizio della terza età, quindi dai 70 anni in poi, e tonificasse i muscoli delle gambe, cosa che sto cercando di fare con i miei genitori, ad esempio, e dei muscoli del rachide, probabilmente avremmo un terzo delle badanti nelle case degli italiani e delle persone anziane, perché la gente sarebbe in grado di alzarsi dalla sedia e andare al bagno da sola invece che non riuscirci. Apro e chiudo una parentesi, una cosa che mi appassiona notevolmente, quindi la relazione tra salute pubblica, epidemiologia e attività con sovraccarichi. La Però no, qualità della vita e non solo allungarla a qualsiasi condizione. siamo diventati bravi, penso che più di questo non potremo andare, perché ormai la gente, l'età media è 84-85 anni. Di età media vuol dire che c'è tanta gente che arriva oltre i 90. Cioè, portare gente a vivere, siamo 8 miliardi su questo pianeta, purtroppo dobbiamo fare pace col concetto che prima o poi ce ne dobbiamo andare. Quindi direi che invece è molto più importante la qualità, vivere una vita qualitativamente piena e in autonomia, soprattutto il concetto di autonomia, quindi autonomia dell'individuo e di funzionalità. Quando faccio le prove da sforzo ai pazienti e vedo gente che rimane con la lingua di fuori, non parlo di culturisti, niente, gente con la lingua di fuori a 90 watt di resistenza sulla bicicletta, gli spieghi, guardi che la capacità di esercizio correla con l'aspettativa di vita, e non lo dice Luca Silvestrini, lo dicono i dati scientifici. E lì dice, e poi, ma sì, io vengo in palestra. Beh, ecco, appunto, mi riallaccio, scusa perché le idee nella mia mente si affollano, tanto mi piace l'argomento. Quando si parla di ipertrofia cardiaca e i medici dicono no, perché i pesi fanno nell'ipertrofia cardiaca. Beh, noi abbiamo fatto uno studio col gruppo dell'ospedale Sant'Andrea qui di Roma, che iniziò nel 2007. Sono 17 anni oggi, ma diciamo che l'abbiamo tra virgolette chiuso a 15 anni, di osservazione longitudinale, quindi gli stessi soggetti visitati più volte, o gente visitata 7-8 volte in 15 anni, praticante attività di fitness. Ok, siamo arrivati a più di 50.000 visite, 50.000 visite. E beh, in questi soggetti, ECG, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, dati ecografici, negli anni, persistendo lo stimolo allenante, non cambiano, non diventano più bradicardici, non gli si ingrandisce il cuore, non gli cambia l'elettrocardiogramma, pur frequentando in maniera costante negli anni un centro fitness, quindi faranno un po' di pesi, un po' di spinning, cioè, che significa che lo sportivo amatoriale, cioè che fa uno sport senza nulla pretendere, senza la ricerca dell'estremizzazione, sull'apparato cardiovascolare non fa nulla.
Molto spesso non lo fa neanche dal punto di vista estetico. Tante volte io, sorridendo, dico: li vedete quelli che chiamano criceti, quella gente che vedi a settembre sul tapirulano che corre a giugno, stanno ancora a correre sul tapirulano, e li vedi con posizione corporea identica. Perché? Perché poi su quel tipo di sportivo qual è il fattore detrimente, cioè il fattore determinante il risultato? No, la dieta. Alimentazione, Basta. Se quelli poi escono dalla palestra che hanno bruciato 100 calorie e mangiano 500 calorie di spritz con l'aperitivo, bello, è finito il discorso. Però dal punto di vista cardiovascolare, la pratica anche dell'attività con sovraccarichi a livello amatoriale non produce nessun effetto, nessuno. E questo studio è inattaccabile perché, ripeto, non ce l'ha nessuno, non perché eravamo noi, ma perché 15 anni di osservazione sugli stessi soggetti che fanno lo stesso tipo di disciplina 6, 7, 8 volte ha dimostrato questo, punto. Cioè, non c'è altro da dire. come avevi detto prima, c'è una differenza tra il totale di allenato e quello allenato. Per una volta che la persona è allenata e continua ad essere allenata, rimane stabile. Rimane stabile, ha guadagnato quel. Tu vedi, magari all'inizio perdono quei 10 battiti al minuto, che è tanta roba, eh? Aspetta, non fraintendetemi, è tanta roba, perché se il cuore può rinunciare a 10 atti contrattili al minuto, vuol dire che la sua efficienza contrattile è migliorata tanto, però poi quello resta, non va verso da qui all'infinito, come dicevamo prima, resta così stabile e quello viene mantenuto. Solo senza che vengano indotti fenomeni adattativi, di cui appunto l'ipertrofia è una di queste, particolari, estremi. Poi, considerando che l'osservatore era sempre lo stesso, cioè il sottoscritto o altri due o tre colleghi, i parametri ecografici venivano presi con la stessa accuratezza sempre, quindi sono inattaccabili. Li stiamo finendo di preparare, poi pubblicheremo pure. Perfetto. Io avevo una curiosità sul colesterolo, perché quando abbiamo parlato di Sì. colesterolo totale, secondo te il valore totale va contestualizzato a stile di vita, età, eccetera? Ovviamente per età va, è un fattore di rischio, però dico in generale un 200 su un giovane maschio che ha un rapporto HDL-LDL ottimo, che si allena tanto, in pieno sviluppo ormonale, con buoni livelli di testosterone. È diverso da un 200 su magari un maschio che non si allena, ha un valore di testosterone più basso, ha un HDL-LDL un po' diverso, o comunque la cifra totale è sempre un campanello d'allarme. Allora, oggi le evidenze scientifiche ci hanno dimostrato che livelli di LDL a partire dai 50 mg di cilitro in su sono in grado di indurre aterogenesi. Per cui sono cambiate anche le indicazioni, anche in foglietto illustrativo e nelle linee guida, per cui se un tempo intendo fino a 5-8 anni fa, soggetto che aveva avuto l'evento, aveva fatto l'infarto anche non grave, lo mettevo in terapia con le statine, dovevo portare il suo colesterolo LDL a 70, oggi il colesterolo LDL deve essere portato sotto 50. Questo cosa significa quindi? Che in maniera ineluttabile lo scibile medico ad oggi ha inquadrato il colesterolo nel maggior fattore di rischio cardiovascolare per la malattia aterosclerotica. Quindi un valore di colesterolo totale ai limiti superiori della norma, con un buon rapporto HDL-LDL in un soggetto sano, secondo me, a prescindere dall'attività fisica, non va considerato un particolare fattore di rischio, perché lì entriamo in un discorso di prevenzione primaria, mentre quello che ti ho citato prima era un concetto di prevenzione secondaria. Secondario è tutto ciò che faccio dopo che purtroppo sono scappati i buoi dalla stalla. Ho avuto l'evento. La prevenzione primaria è cosa raccomando al mio paziente come stile di vita atto a ridurre un fattore di rischio, che tale rimane e non è una certezza. Per cui, se è sedentario o meno, se ha 200 di totale ma un buon rapporto HDL-LDL, in prevenzione primaria dico: stai facendo il giusto, quindi ha l'LDL compreso tra 150 e 100, va bene. Se ha una familiarità particolare, gli dirò: guarda, il tuo LDL, sempre in prevenzione primaria, avendo tu una familiarità un po' più spiccata e magari una lipoproteina appena ai limiti, ti dovrebbe portare ad avere l'LDL più basso, intorno a 100.
Se è un soggetto che invece ha parenti stretti che hanno avuto eventi, lo spingo ancora di più a stare un pochino più in basso, quindi a avere un colesterolo tra 80 e 100, LDL chiaramente, tra 80 e 100 mg, perché quello è dimostrato ridurre la propensione all'aterogenesi, sulla quale, ricordiamoci sempre, fa peggio un colesterolo un po' più basso, anche quando parlo di totale, ma indici di infiammazione perennemente alti, ad esempio quelli legati all'alimentazione, l'assunzione di quantità e troppo elevate di proteine comunque ha un potere infiammatorio a livello intestinale, perché il nostro organismo non è nato per metabolizzare proteine di origine soprattutto animale al ritmo di quantità importanti ogni 2 o 3 ore. Non c'è, cioè, questo è un qualcosa a cui lo stiamo spingendo noi in quest'ultima fase della storia. Fino a 60-70 anni fa i nostri nonni la carne la mangiavano una volta a settimana, non mangiavano 2 etti di pollo ogni 3 ore, tant'è che all'epoca si moriva magari con una bronchite o con una broncopolmonite, ma le malattie cardiovascolari non c'erano. È vero che la gente moriva a 50 anni, ma moriva di polmonite, non moriva di infarto a 50 anni. Ok? I nostri nonni mangiavano pane strutto, io sono di nonni da parte di madre umbri, quindi tutti cultura dei salumi, eccetera, eccetera, poi avevano una pizzicheria. Mia nonna me la ricordo come fosse ieri, pane strutto, però andava in giro con l'auricchio da 80 kg sul braccio e campata fino a 95 anni. Quindi per dire, anche lì i livelli di colesterolo vanno contestualizzati al tipo di soggetto che ho davanti, alla sua storia e al suo tipo di attività, nel senso poi è difficile che un soggetto con certo assetto lipidico e che fa certo stile di vita abbia comunque colesterolo alto, perché alla fine lo consuma. Perché allora mi dovrei porre, se ho uno che fa lo spaccalegna e ha 200 di colesterolo totale, se non facesse lo spaccalegna, quanto avrebbe? Allora lì dovevo, per quello dico, contestualizzare, cioè devo capire chi ho davanti. Allora provo a dire, se dovessi eliminare l'attività fisica, quel soggetto sarebbe un soggetto francamente dislipidemico, allora è legato alla sua attività fisica il mantenimento della sua salute. Oppure tolgo l'attività fisica perché magari quel soggetto si fa male, smette. Lo trovo francamente dislipidemico, a quel punto devo agire con la terapia. Non so se mi sono spiegato. Quindi va, ecco, la parola contestualizzata è corretta perché va tutto rapportato a chi ho davanti, che età ha, che sesso ha e qual è il suo stile di vita. Ma comunque diciamo che livelli anche ai limiti superiori con un rapporto buono tra colesterolo totale, HDL e LDL, non pongono particolari angosce al medico che si pone di fronte a questo Ok, paziente. questo è il messaggio che volevo capire bene perché sai meglio di me che a volte arrivano persone che dicono: "Oh, il colesterolo a 200", e il medico mi ha terrorizzato, ha detto: "Ok, però chi sei, cosa fai, come vivi, che composizione corporea hai, eccetera, eccetera, eccetera". Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Parlando invece un pochino dell'integrazione, chiudiamo per oggi che già siamo da un paio d'ore. Come dicevi prima, hai visto un po' come diversa tra letteratura scientifica e come viene posto. Viene sempre detto, per esempio, nattochinase, bergamotto aiutano molto col profilo lipidico. Quanto c'è di vero? Ma guarda, qui, ripeto, mi sono un po' edotto sulla spinta del tuo stimolo, perché appunto, come ti dicevo, ho chiuso un po', no, ho chiuso, però non mi sono occupato più di integratori da oramai 25 anni, perché io all'epoca, quando ero atleta, avevo uno sponsor che appunto mi chiedeva di scrivere anche le schede per gli integratori, che erano molti di meno rispetto a quelli di oggi, sicuramente, erano quei 4 o 5 sui quali esisteva una letteratura medica consolidata, sulla quale ancora esiste una letteratura medica estremamente consolidata, vedi le miscele di proteine, vedi la creatina, vedi gli amminoacidi essenziali, gli amminoacidi ramificati. Oggi c'è tutta quella pletora di sostanze che vengono al mondo della nutraceutica che promettono, dal punto di vista teorico, ma non solo, di contribuire alla salute dell'individuo, ma che se vada a stringere, dal punto di vista scientifico, non hanno mai mostrato reali evidenze. Okay? La nattochinasi, ad esempio, è una molecola molto affascinante. Deriva, come penso sapranno meglio di me parecchi di ragazzi che ti seguono, deriva da un alimento che si chiama natto, appunto, che è un alimento giapponese legato alla fermentazione batterica della soia. Tra l'altro, il prodotto in sé è abbastanza
schifoso da guardare perché sembrano questi fagioli che colano con una specie di colla fra uno dall'altro, di cui una componente è la nattochinasi. E ho trovato molto interessante il discorso che faceva questo collega newyorkese, collega cardiologo newyorkese, su un sito abbastanza interessante, che poi magari ti do, poi decidi tu se divulgare o meno. In cui appunto affrontava quella che è la concezione comune circa la nattochinasi e le sue proprietà, le proprietà ad essa scritte, prima di tutto quella fibrinolitica, cioè la capacità di, tradotto in maniera grezza, sciogliere i coaguli, la sua capacità di ridurre la pressione arteriosa, la sua capacità neuroprotettiva e poi la capacità di ridurre i livelli di colesterolo circolante. E lui citava appunto studi fatti tra il 2007 e il 2008 e gli ultimi sono stati del 2017, quasi tutti, guarda caso, asiatici o comunque provenienti dall'Olanda, che è un paese in cui si produce parecchia letteratura medico-scientifica sulla nutraceutica, sugli integratori. In cui praticamente tutti gli endpoint, cioè riduzione del colesterolo, riduzione della pressione, riduzione dell'attività fibrinolitica, erano sostanzialmente falliti. C'era però stato uno studio osservazionale giapponese, mi prendo questa licenza e dico simile a quello che noi abbiamo fatto in palestra con i cuori dei soggetti per 15 anni, su addirittura 32.000 soggetti, 16.000 uomini, 15.000 donne. In cui si vedeva che i soggetti che consumavano il natto, quindi l'alimento grezzo, una volta a settimana, quindi in quantità di nattochinasi inferiore a quella alla quale vengono prodotti integratori attuali, che sono circa, contengono circa 2000 FU, non so se hai mai visto appunto un'unità di misura che sarebbe fibrinolytic unit, sarebbe un'unità di fibrinolisi. E si vedeva che dopo, al termine dei 15 anni c'era una riduzione del rischio cardiovascolare in chi consumava il natto una volta a settimana del 2%. 2%. E giustamente il collega diceva, beh, il 2% è un dato insignificante dal punto di vista statistico. Però ci sarebbero tanti discorsi da fare. Allora, il primo è, se fosse assunto tutti i giorni, aumenterebbe la riduzione del rischio? E a tal proposito, dovrebbero aver concluso proprio adesso uno studio di 3 anni in California, in cui si valutava appunto il potere fibrinolitico della nattochinasi, quindi di ridurre il rischio di coaguli, il potere di ridurre la pressione arteriosa, e lì si è visto che la nattochinasi funziona come gli ACE inibitori, cioè fa da bloccante di un enzima che converte l'angiotensinogeno in angiotensina, quindi una proteina che ha effetti vasospastici. E l'effetto sull'aterosclerosi. Su questo è un po' più dubbia la cosa perché gli studi presenti in letteratura dicono che l'LDL non calava. Poi uno studio più importante era nattochinasi più riso rosso fermentato rispetto a nattochinasi da sola. Diceva sì, se la nattochinasi è aggiunta al riso rosso, il colesterolo LDL cala di più, ma è notorio che il riso rosso fermentato abbassa il colesterolo LDL. Quindi, diciamo, il potere della nattochinasi era un po' sminuito. C'è questo studio di 3 anni fatto in California che dovrebbe essersi chiuso adesso, aspettiamo quando verrà pubblicato realmente, che ne analizza queste caratteristiche. Quindi che dire? Gli integratori, il bergamotto è simile, insomma, meccanismo d'azione sul colesterolo abbastanza simile. Gli integratori possono essere spunto e aiuto per quadri di prevenzione primaria in soggetti peraltro sani. Nessuno si prenderebbe mai la briga di trattare uno, appunto, lo studio folle che non so come sia stato autorizzato dai comitati etici, soggetti con protesi valvolare meccanica in terapia con anticoagulanti, antagonisti della vitamina K, tipo il warfarin, che sospendevano il warfarin e prendevano nattochinasi. Tutti finiti in cardiochirurgia perché si sono fatti i coaguli e le valvole si sono chiuse. Quindi, se lì va giudicato il potere fibrinolitico della nattochinasi, è zero. Ok? Ma c'era da aspettarselo, anche perché, cioè, un integratore non può sostituire il farmaco nella sua
capacità di bloccare la cascata coagulativa. Ciò non toglie che alcune caratteristiche siano presenti. Il problema è comunicativo, come ti dicevo. Il problema è la capacità di interpretare il lavoro scientifico vero, ma spesso che non è fruibile dai più, o anche quando è presente il lavoro scientifico. Questa è una cosa che ci tengo tanto a dire. La letteratura medica è fatta da, la traduco facilmente, da tante riviste. Ok? È come se noi avessimo tutte le testate giornalistiche che producono quotidiani oggi, non a parte l'orientamento politico che non c'entra niente col parallelo che sto facendo in ambito medico-scientifico, non tutte sono scritte da gente che ha lo stesso peso dal punto di vista scientifico. In medicina si parla di impact factor, fattore di impatto, cioè la capacità della rivista, dei suoi contenuti di segnare un milestone, una pietra miliare nell'orientamento della terapia che poi verrà adottata a livello mondiale. Quindi io trovo anche la rivista di Paperino, passatemi il termine, in cui pubblica chiunque e scrive, scrive roba di valenza zero, perché poi purtroppo bisogna sempre pensare che dietro la necessità di pubblicare c'è la necessità di far carriera da parte di tanti a livello universitario, eccetera, 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 perché poi quando uno dice io ho 300 pubblicazioni, non è che la gente si mette a dire, ah, vediamo di quelle 300 quante sono sul New England Journal of Medicine o su JACC o su Cardiovascular, eccetera, eccetera. E quindi anche lì, quando sentite citare lavori scientifici e non avete gli strumenti per giudicarli, lasciate perdere. Sentite il medico, sentite qualcuno, magari un nutrizionista sportivo, sentite qualcuno che è più addentrato, perché spesso vengono usati solo come hook, come gancio, per fibbiare l'etichetta di va bene perché l'hanno detto a un certo, a una certa sostanza, magari attribuirgli delle proprietà che uno si aspetterebbe poi avverarsi e che invece non si avverano, capito? Quindi, era tanto per dire, nattochinasi secondo me è un prodotto assolutamente dalle buone aspettative, tanto per parlare di questa, ma sul quale diciamo, mi asterrei dal riporre chissà quale tipo di fiducia. Io l'ho sentito molto citare da ragazze ed prendo anattochinasi per abbassare l'ematocrito. E non è così. Cioè, non è una sostanza che ha attività sul midollo, per cui inibisce la produzione dei globuli rossi. Ha un'attività fibrinolitica, tra l'altro, tutta da dimostrare in maniera ufficiale. Ripeto, lo studio citato sul confronto col warfarin è assolutamente sconvolgente nei risultati, ma che la cui assunzione cronica, come tanti altri elementi della nutraceutica, appunto, potrebbe nel soggetto apparentemente sano concorrere a un mantenimento della salute. È chiaro che perché lo studio abbia un peso, andrebbero trattati per tanto tempo, 3 anni ad esempio, tanti soggetti versus soggetti che fanno stesse cose, è quello che rende praticamente tanti gli integratori non dei farmaci, per cui sull'etichetta leggete sempre questo prodotto non è intenzionato a modificare o a trattare qualsiasi tipo di quadro patologico, non approvato dall'FDA americana o dall'AIFA europea. Perché poi quando si parla di alimenti, dietro c'è anche l'alimentazione, quindi per capire quel soggetto se con l'introduzione di un integratore può modificare un fattore di rischio, lo dovrei confrontare con un altro soggetto e traslato con tanti altri soggetti che mangiano nella stessa identica maniera, ma che hanno come unica differenza quella di assumere o non assumere l'integratore. Ed è praticamente impossibile. Possibile. È impossibile. Per cui da lì derivano tutti quei potrebbe aiutare, potrebbe garantire, potrebbe favorire. È normale perché non si può dire di più. Solo che poi sul gioco delle parole e della comunicazione basta cambiare canale o googlare su un altro tipo di server o di indirizzo e quel potrebbe diventa, garantisce. Perché poi quello Però che si su. perde sempre è l'impatto reale di qualcosa. Perché tu magari dici, ok, No. questo integratore mi abbassa un punto il colesterolo, e tu dici, questo integratore abbassa il colesterolo. Sì, ok, ma un Certo. punto non significa Sì. niente. Ricordi, faccio un traslato quando uscirono quei lavori sulla pedana vibrante del compianto professor Bosco. Dice, ah, aumenta il testosterone. Sì,
Per carità, ma poi se andavano a vedere le percentuali, quelle variazioni di testosterone erano ininfluenti alla fine degli effetti sulla composizione corporea. Come quando si diceva, lo squat aumenta il GH, l'ormone della crescita. Sì, ma quella modificazione quanto impatta sulla composizione corporea? Un conto è il dato, diciamo, da ricercatore, da statistico, che si lega, no, al numero, al decimale, al percento. Un conto è l'impatto epidemiologico. È lì che si gioca il trucco della confusione e della comunicazione. È questo che poi chiaramente regge oggi una fetta di mercato mostruoso, che è quello degli integratori, Come che anche per carità. nel mercato della ricerca dell'allenamento evidence-based, questo esercizio fatto così aumenta l'ipertrofia del X per cento. Sì, ok, ma in soldoni lo fai per 10 anni, c'hai un braccio visivamente diverso o sei praticamente uguale? Perché se sei praticamente Certo, uguale, allora non conta niente. è il mondo dell'opinione questo, purtroppo, è il mondo del difficilmente dimostrabile, è il mondo delle troppe variabili tutte insieme che concorrono a risultati difficilmente poi analizzabili, no? Ed è per questo che oggi, ad esempio, in campo alimentare l'opinione è la qualunque, quindi si parla di chetogenica, si parla di togliere tutte le farine, si parla di diete iperproteiche. Perché? Perché poi agisci per la maggior parte su gente sana, gente giovane, sulla quale gli eventuali effetti negativi di certe pratiche si vedono nel medio-lungo raggio e quindi in acuto, in osservazione trasversale. È chiaro che se io sopprimo l'insulina in un soggetto togliendogli tutti i carboidrati, quello perde liquidi e inizialmente perde pure un po' di grasso. Poi però nessuno mi dice come finirà il suo metabolismo dopo un po' di tempo con quella pratica, o la sua psicologia. La sua psicologia, altro argomento di cui non si parla mai. Perché se quel soggetto per prendere quel tipo di atteggiamento violenta la propria psicologia e dopo un po' io ho creato una bulimia serpeggiante, un'anoressia serpeggiante, ho distrutto un individuo, non gli ho fatto un favore. Quindi tutto quello che è così estremo andrebbe stigmatizzato, andrebbe spiegata qual è la verità, cioè che, come dico spesso quando mi diverto con qualche signora soprattutto, ognuno di noi ha un avatar sulla schiena. Un avatar che ci tiene stretti, che oggi la nostra composizione corporea e il nostro metabolismo. Per cambiare, per far scendere quell'avatar dalla nostra schiena, ci vuole tanto, ci vuole tanto, ci vuole una modificazione strutturale delle nostre abitudini, per le quali dobbiamo avere pazienza, perché le modificazioni che riusciamo a produrre rimanendo in salute e mantenendole nel tempo sono quelle che poi non perdiamo dal giorno alla notte. Questo è E il tenendo messaggio. sempre a mente che risultati estremi richiedono pratiche estreme che al 99% dei casi cozzano con la salute. Quindi quando uno le Assolutamente. vuole perseguire lo deve sapere. Ma penso anche per esempio al bodybuilding natural. Sappiamo che arrivare sul palco al 4% di grasso avendo fatto 6 mesi restrizione calorica è devastante per un sacco di punti di vista fisiologici, ormonali, psicologico, mentale. Di salute ossea, da tutti i punti di vista. Quindi lo puoi Assolutamente. Assolutamente. fare, ok, ma devi conoscere i tuoi rischi. Assolutamente, come in tanti altri sport, ragazze che ti dichiarano tranquillamente amenorree da 2 o 3 anni, come se fosse normalissimo, non si rendono conto che a 25 anni stanno diventando delle osteopeniche, osteoporotiche, come saranno magari a 60, perché in quel momento non sentono nulla. È un bel problema, è un bel problema. E quindi questo anche andrebbe spiegato e contestualizzato. Dico, vuoi farlo? Limita il più possibile la fase estrema. Perché chiaramente c'è un rapporto inversamente proporzionale tra fase estrema ed effetti sulla salute. Più breve una, meno peggio sono gli effetti sulla salute, Perfetto. no? Allora, per Almeno oggi ci fermiamo qui oggi che ci siamo fermiamo qua. da un paio d'ore abbondanti. Ti ringrazio Grazie tantissimo. a Lascerò te, Domenico. in descrizione tutti i riferimenti e i contatti come sempre. Se apprezzate questo tipo di contenuti, come sempre, lasciate un like, commentate, fatelo girare tra i vostri contatti e alla prossima. Ciao Luca e ciao a tutti gli Ciao ascoltatori. Domenico, alla prossima.